Gentili telespettatori, buonasera, ben ritrovati a Itinerari Turistici, ben ritrovati a Campo San Martino. Ma può un fiume attraversare paesaggi meravigliosi, tanto da diventare nel tempo storia e leggenda? Può un fiume attraversare paesaggi meravigliosi, tanto da diventare nel suo corso storia e leggenda? La leggenda del fiume che nasce tra il lago di Caldonazzo e il lago di Levico e che narra la maledizione di un vecchio signore cacciato dalle località di Susa e Caldon e che fu accolto tra i boschi da una gentile signora. Irato con la gente della vallata, l'uomo fece franare i monti e sommerse di acqua le due città danno origine alla sorgente. Il fiume ha scavato la valle, portato in essa la vita e lungo il suo corso ha raccolto le testimonianze di civiltà che si sono succedute nel tempo. Scorci di paesaggi unici, opere di grandi artisti che ne hanno tratto l'ispirazione, popoli ricchi di culture, leggende e tradizioni, antichi mestieri attuali o scomparsi, che hanno lasciato profondi ricordi ed emozioni sulla memoria della gente. E rieccoci nel territorio di Campo San Martino con il sindaco Dario Tardivo. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno Ida. Continuiamo il nostro viaggio itinerante in questa splendida terra. Vediamo qui alle nostre spalle i mezzi della protezione civile. Per voi è una cosa essenziale per il vostro territorio, per il vostro paese. Quanti mezzi avete e dove siete appoggiati? Questo che vediamo è un 4x4 pick-up, importantissimo per il nostro territorio. Sì. Abbiamo anche vari carrelli per portare le varie attrezzature, un'imbarcazione che conosceremo. E poi abbiamo degli altri mezzi invece in gestione congiunta con il distretto del Medio Brenta. Andiamo in qualunque posto con questo 4x4, recentemente anche risistemato per i 25 anni di protezione civile. Esattamente, perché voi l'anno scorso, nel 2020, avete festeggiato, si può dire tra virgolette, un compleanno importante. Compleanno importantissimo, 25 anni di volontariato, 15 volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie in modo utile e costruttivo per tutta la comunità. Ah, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che tipo di corso molto velocemente bisogna fare e come si può fare per entrare a far parte della protezione civile, perché voi siete un gruppo formidabile. Sicuramente la prima cosa è dedicarsi e voler dedicare il proprio tempo alla cittadinanza, alla popolazione. Quando uno ha questo spirito, i corsi che sono necessari, corsi base, corsi di sicurezza, corsi di utilizzo delle attrezzature vengono fatti, ma innanzitutto mettiamoci la volontà di dedicare il nostro tempo agli altri. Certo, voi dedicate il vostro tempo anche ai più piccoli. Sì. Come? Beh, come protezione civile spesso i volontari vanno nelle scuole e dedicano il loro tempo a far comprendere le necessità dei territori, ma anche a far comprendere come va trattato un territorio. Un territorio naturalistico come il nostro va trattato con amore. Non bisogna sporcarlo, non bisogna imbrattarlo, bisogna trattarlo con il giusto rispetto che diamo anche a noi stessi. Abbiamo un esperto che ci racconterà bene tutti i colori, tutti i sapori e tutte le curiosità su questa fauna. Ma abbiamo anche dell'altro, abbiamo delle sponde viaggiabili. Con cosa? Con le piste ciclabili, con le persone che vengono qui la domenica a visitare, a guardare, a godersi la natura del nostro territorio. È proprio qui, nel punto in cui siamo a confine tra San Giorgio in Bosco, a nord, abbiamo Piazzola sul Brenta, a ovest, e adesso, a sud, percorrendo il fiume Brenta, andiamo verso il Ponte della Vittoria, qui a Campo San Martino. Abbiamo molti visitatori che arrivano nel weekend, venerdì, sabato, domenica, in bicicletta soprattutto, perché attraverso Campo San Martino passa la pista ciclabile da Treviso Ostiglia, una pista ciclabile completamente, si può dire, rimessa in uso, corre parallela ai binari della vecchia ferrovia, ci sono 180 chilometri già sistemati e percorribili, passa anche per Campo San Martino. Sì. Cosa vediamo durante il weekend? È bello vedere nel weekend, venerdì, sabato, domenica, il nostro territorio con queste mountain bike che arrivano anche da molto lontano, anche addirittura da fuori Italia, perché è una pista ciclabile davvero che mette in collegamento più nazioni. È bellissimo vedere che arrivano nel nostro territorio e trovano una giusta accoglienza meritata, questa mobilità lenta che è il futuro. Navigando
per questo fiume c'è la passerella che può permettere l'attracco ai bagni di sole. Cosa sono i bagni di sole? Bagni di sole in periodo, molti anni fa, erano una colonia termale in cui venivano le persone a godersi il sole e le sabbiature. Oggi sono invece un luogo di ritrovo, principalmente domenicale, per picnic e per famiglie. Certo, ma il progetto è bello. Abbiamo voglia di fare una spiaggia bianca. Qual è comunque la sua natura? Con delle proprietà uniche, benefiche in questa zona. C'è una sabbia che è considerata quasi con delle capacità benefiche importanti. In più lo iodio e tutta la natura in cui siamo immersi in qualcosa di sensoriale e unico. Comunque una spiaggia che voi come comune state riprendendo in mano e a breve sarà sistemata e riportata agli antichi splendori. Riportata a servizio della popolazione che si merita di godersi una domenica in famiglia in un luogo incantevole. E poi cosa troviamo? Oltre ai bagni di sole abbiamo il parco di Villa Breda con il biblioparco più grande d'Italia, dove godersi la lettura di un libro in un parco secolare bellissimo. E abbiamo altre zone tutte raggiungibili grazie alle nostre piste ciclabili in ambiente naturale. Cosa? Si può, sì, certo, girare in mountain bike, girare in bicicletta, si può fare cosa? Si può andare a assaporare anche il buon cibo, la buona cucina veneta, perché qui a Campo San Martino non può mancare. Non ci manca una buona cucina e non ci mancano dei bed and breakfast e altre attività ricettive importantissime per il nostro territorio. Ora, continuando nel nostro percorso, andremo intorno a un'ansa del fiume Brenta che ospita un'attività ricettiva, la penisola. Parlando dell'Alta Padovana non possiamo non parlare dei prodotti tipici di questa terra. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo le nostre soppresse che le faccio di vari tipi, ho la pancetta, ho le soppresse con i pezzi di carne dentro, ho i salami che tassativamente sono nati dai miei maiali. La tua passione è proprio quella di portare in tavola dei prodotti assolutamente genuini e naturali. Pepe e sale e assolutamente che abbiano mangiato solamente cereali. Vediamo i vini di tua produzione. Allora, io ai miei salumi ho abbinato il mio Cabernet Franc, che è un bicchiere di vino nato da me nel nostro vigneto. Certo, quanti gradi fa il Cabernet? Fa 12 gradi e mezzo, però è un vino nuovo, è un vino dannata, non è un vino invecchiato. Naturalmente abbinato a una buona fetta di pane, un pane fatto rigorosamente da voi, qui. Sì, con delle farine particolari. Sì. Facciamo un miscuglio nostro e facciamo il nostro pane. Certo, io ti dico che non vedo l'ora di assaggiare un po' della tua soppressa, qualche fettina con un pezzetto di pane, assieme a cosa? Ai nostri classici peperoni sotto aceto che li coltiviamo qua e li mettiamo via noi, e la nostra giardiniera fatta settimanalmente. Certo, ma io qua vedo una cosa nuova che non ho mai visto, sembrano quasi delle stelle filanti di carnevale, non siamo in carnevale. Allora, che cosa è questo? Allora, questa è la classica pappardella oppure lasagna, come uno la vuole chiamare, che vengono fatte come primi piatti. Noi le friggiamo e invece che le classiche patatine solite noi facciamo la pappardella con un po' di sale. No, ma vuoi dire che io posso mangiarla? Certo, assaggiala che sentirai che differenza. Abbinata a un buon bicchiere, un buon prosecco, un buon millesimato, un bianco fermo, è meravigliosa. Campanile, un bel campanile, la chiesa di Campo San Martino, dedicata naturalmente a San Martino. Lo ricordiamo ai nostri telespettatori, San Martino era un santo che la leggenda racconta che trovò nella sua strada un povero bisognoso, scese da cavallo, si tolse il mantello e con la sua spada
lo tagliò in due per donarne una metà al povero, sì, naturalmente. Sì. Lo stesso spirito che avete voi qui. Lo stesso spirito, Ida, questo spirito di condivisione. Siamo fieri di donare alla vista delle persone che vengono a visitare il territorio un territorio magico da vedere e visitare. Quindi massima condivisione di queste bellezze con tutti voi. E massima generosità. Sempre. Sindaco, vogliamo allora invitare tutti i telespettatori qui a Campo San Martino e vogliamo fare i dovuti ringraziamenti a chi si è adoperato tanto per darci la possibilità anche di fare queste meravigliose riprese e meravigliose trasmissioni. Grazie Ida, grazie anche alla Protezione Civile del Comune di Campo San Martino che ci ha permesso di visitare il territorio da un punto di vista speciale, quello del fiume Brenta. E grazie anche a voi gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi auguro una buona serata.